sono trash, ma non è che questo è il mio abito consueto, semplicemente sto per andarmi a fare la tinta. Sì, perché guardate, stanno scolorendo veramente de merda. Sono passati più di 2 mesi però, quindi ci sta, nel senso, con la tinta. Io uso sempre questa tinta qua, della Goldwell e Lumen. La voglio comprare assolutamente anche blu per fare un po' di sfumature, però per il momento l'ho provata viola, che è la e la fucsia, che mi pare sia... no, forse è il fucsia più rossastro, non mi ricordo. Comunque sono tutte validissime, durano mesi e mesi. Non sto collaborando, però se mi seguite sapete che la uso da mille anni, perché prima usavo queste, le Direction, che tutti dicono durano tantissimo, ma secondo me avete culo che avete dei capelli che ve li lavate una volta a settimana. Io che me li devo lavare un giorno sì, un giorno no, e il giorno no praticamente posso lavorare al McDonald's come sponsor ufficiale delle patatine fritte. Non ve lo consiglio perché scoloriscono come non ci fosse un fucking domani. Infatti questo Lagoon Blue lo userò per rendere più violaceo questo qua, perché il viola solitamente mi è sempre venuto bene. Infatti se voi avete visto, quando ce l'avevo fino a qua era un bel viola intenso. Avendoli decolorati, fin dall'inizio mi è venuto questo lillino, che sì, mi piace, ma tende un po' più a rosa che al viola. Io lo voglio più fried, lo voglio più freddo, quindi aggiungerò un po' di Lagoon Blue. In tutto ciò ho perso il mio pennello e la mia ciotolina ufficiale per tingermi, quindi sono diventata brava Giovanna, brava. E vabbè, sti ghezzi. Allora, andiamo a spruzzare. Vi lascio i link di questi prodotti nell'info box, perché so già che me lo chiedete in 14.000. Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Quindi vi metto il link. Ok, oh. La cosa figa di questa tinta, a parte che dura un fottio, tra l'altro sapete che per togliere la tinta basta mettere un po' di latte, tipo se vi macchiate la pelle, e si leva immediatamente. Io prima mi sfregavo che mi venivano fuori degli zerbini di irritazione. Guardate il guanto, ma sono una merda sti guanti, ragazzi, che schifo. Vado a cambiarmi il guanto, tipo. E dicevo, la cosa bella di questa tinta è che è bella densa. Vedete com'è bella densa? Sì, vado a mettermi un attimo il guanto, che detto così sembra un uomo che si va a mettere il preservativo. Mi metto il guanto, cara. Cioè veramente, il lotto di questi guanti, che ho preso dal cinese ovviamente, basta che li guardi e si sfaldano come il buco del culo. Vabbè. Allora, abbiamo messo il viola e adesso vedete com'è? Comunque voi mi sembra, dall'anteprima vedo che lo vediate più freddo, mentre in realtà ha un sottotono fucsiato. Questo è assolutamente bluerrimo ed è densissimo, molto bene. Ce lo andiamo a mettere tutto. Boffi. Voi non state vedendo niente, ma preferisco che voi non vediate questo pezzo, che voglio dire non è fondamentale, che mi riversi come al solito la tinta in ogni fucking foro del mio carp. Pulisco qua. Se volete schiarire una tinta, che invece volete fare l'opposto, volete schiarirla, basta aggiungere nella tinta un... come si chiama? Un balsamo per capelli, e si schiarisce molto semplice. Perché sennò poi non ho abbastanza blu per fare... Sapete cosa faccio? Hanno inventato le fucking dita. È puffy! Io solitamente lo faccio sui capelli un po' umidini, però questa volta quando voglio che il colore sia più delicato. Quando invece voglio che il colore sia più stronz, lo faccio sui capelli asciutti, così sono più porosi e assorbono la qualunque. Oh, è Freud. Ok. La mia tecnica è questa, spatagnarla come fosse merda e poi muovo un po'... per farla andare anche sotto. Sì, sì, so che non è la tecnica corretta, perché bisognerebbe dividere in sezioni, sollevare proprio pochi, sollevare proprio pochi, ma no, no, decisa Monji, no. Cioè tutta questa precision non è da moi. Poi solitamente ci faccio più cura con quelli davanti, perché sono quelli che si vedono. Quello che diciamo in zona nuca, cose così, ma sti cazzi, chi se ne frega. Occhio non vede, tinta non vuole. Che bei consigli, che do.
Mi domando perché non mi facciano collaborare con delle ditte che facciano, che fanno tint. In realtà ci ho collaborato una volta con la, cos'era, la colorista. Sono anche riusciti a chiedermi la collaborazione, vabbè. Li stimo per il coraggio. Cioè, mi hanno proprio contattato loro, non è che li ho cercati dicendo posso provarli, no, proprio loro mi hanno detto ci piacerebbe, visto che hai i capelli colorati, se provassi, visto che cambi spesso quello di capelli, se provassi a in un video i nostri prodotti. Certo, tanto fanno schifo. Sì, la cute rimane sempre macchiata nel mio caso quando faccio le tinte, però me ne sbatto gli occhioni, proprio totale. Che belle occhiaie che mi viene con questo, con questa ombra. Le ho sempre desiderate, gliel'ho chiesto a Babbo Natale e me le ha date, grazie gioia. Comunque, la prossima volta che i capelli me li decolorerò, si scoloriranno, ho deciso che voglio farli azzurro, ma proprio chiaro chiaro, cioè come fosse, non so come dire, azzurro pastello, come quella parrucca che ho io, diciamo, qua con la ricrescita castana. Cioè, mi piacciono tantissimo. Mi piacerebbero azzurro pastello sfumato con lilla pastello. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Meravigliosi, meravigliosi. Dovrebbero venire fighi, dovrebbero, poi è tutto sempre molto relativo, come disse il buon Tiziano. Il tuo è un viola relativo, senza macchie nel collo, ma adesso ecco che l'ho fatta una. Allora, guarda, qui c'è in atto un bel livellamento. A proposito di livellamento, ma l'avete vista la canzone Salto del Pezzollo? No, perché noi abbiamo detto che a 200.000 faremo uscire la non molto regular song, ma è ferma tipo a 30.000, cioè voglio dire. Allora non la volete davvero sta non molto regular song? Cioè, ditelo, non la vogliamo, uno lo sa. Comunque i miei capelli ciucciano veramente più di una pornostar, ragazzi. Non è che ne ho così tanti, ho dei capelli normali. Eppure, mi era detto anche la mamma di Simo, che è parrucchiera, mi ha detto, scusa, ma tu non hai tanti capelli, ma quando si vanno a fare le tinte ti rendi conto che è come se avessi i capelli di Anaglia lunghi fino ai piedi, cioè ciucciano, i miei capelli ciucciano, hashtag ho i capelli che ciucciano. Anche voi avete i capelli che ciucciano, fatemi sapere nei commenti. Quanto mi rompe i coglioni farmi la tinta, voi non potete neanche neanche, come si dice, minimamente immaginare. C'è proprio una cosa che mi rompe i coglioni. Vorrei sedermi e farmela fare da qualcuno, ma mi rompe i coglioni anche farmi lavare i capelli, perché poi mi stare con la testa così, asciugarteli, lavarteli. Ancora la tinta, ma quando devi fare la decolorazione, che devi asciugarli, tenere quella puzza, poi togliere. Madonna, che due coglioni. Io voglio provare assolutamente l'Olaplex, come cazzo si chiama, per vedere se riesco a portarli al bianco. Lo voglio! Beh dai, non manca tantissimo, più o meno. Vabbè, questi sono proprio intoccati. Noi siamo gli intoccati. E voi ce l'avete rotto. Mi sono messa sto coso e non serve a un ghezzo. E quello che ci ride, noi lo buttiamo giù. Ci avete rotto, non ne possiamo più. Perché la cacca quando ti scappa in alto e in basso piomberà, galleggia nella tazza e al fiume scenderà. La fanno i ricchi, la fanno i poveri, la fanno i belli, brutti pure tu. E se la pesti non ti si stacca più. E se la pesti non ti si stacca più. Video di alta classe proprio, con citazioni di uno spessore. Spero di avere del latte in frigo, perché io non lo bevo, quindi spero che i miei l'abbiano comprato, perché sennò rimarrò così. Molto bene. Che sembra mi sia fatta il tatuaggio di della Vergine d'orecchie. Ciao Virgi. No, piccino. Maranna cagnoligna. Ah, poi se volete sapere quanto lo tengo in posa, diciamo, boh, 2 ore. Tanto questa è tonalizzata, cioè è un tonalizzante, non ha dentro ammoniaca né niente, cioè è solo tinta.
no, solo tinta, come si dice, solo pigmento, quindi potete tenerlo anche 16 anni in testa, non succede niente. Il problema è che magari dopo un po' rompe i coglioni. Più lo tenete in testa e più ovviamente colora. Pensa un po', l'avreste mai detto? Che bello. Hanno attaccato i caloriferi a casa mia e c'è un caldo allucinante, cioè mi sta sudando anche il bucio del culo. Immaginate questa plastichina, che bello. Ok, ora massaggio un pochito pochito, suave suavecito, e poi mi metto il preservativo in testa perché sono la testa di minchia. Ovviamente. Passito passito, suave suavecito. Despacito. Quanto è bello infilarsi in culo un dito. Vabbè, lo so, io lo so che ci sarà un punto che non l'ho messa. Di dubbio, aumentiamo qua, che è la parte più visibile. Per il resto, ma è stato così. Lo volevo esattamente così. Ora, tolgo i guanti. Papum. E papum. Ah no, prima dovevo mettermi la pinza. Sbagliato, vabbè, non me la metto a sto punto. Prendo la pellicola. Dove cazzo è? Cioè io dovrei mettermi i guanti da ostetrica perché riesco a sporcarmi fino a qua. Cioè quelli proprio per entrare dentro le sorche. E impacchetto la testa. Uno così. Non voglio sporcarmi le mani. Sì, sono in preciclo, se non l'aveste capito. Sono alquanto nervosa, quindi non fatemi incazzare nei commenti perché vi ci mando, eh. Marianna troiaccia, lurida cagna. Tant'è mi devo sporcare le mani. Sì, Giulia, zoppa. E troia. E puppinaia. Ok. Risolto senza neanche sporcarsi le mani, che bello. Tutto ciò l'ho fatto perché non volevo sporcare la pellicola con le mani sporche, ma tant'è lo sto facendo, quindi vabbè. Ditemi donne che, e uomini, che il vostro sogno proibito adesso è che io mi infili con la testa dentro i vostri pertugi. Sono o no impreservativata? Io la pellicola la metto più che altro perché mi tiene calore la testa, se no nel mentre, dato che è inverno, nel mentre che agisce mi viene la cervicale. Che bello essere giovani. Oh, mi ho lasciato un ciuffo giù. E non mi dite niente? No, in realtà sicuramente in 18 mi scrivere, metterete pausa per dirmi: Lucia, guarda che mi hai lasciato un ciuffo giù, eh. Ecco. Posso togliere sto schifo. E ci vediamo dopo. Lo terrò in posa. Mi laverò tanto per cominciare le mani. Lo terrò in posa un'oretta. Poi mi sciacquerò, mi asciugherò e tornerò qua per farmi vedere i risultati. Ecco dei risultati. Sono tutta zozza. Mi si è anche spantegato il trucco. Che bello, però il colore mi sembra che sia venuto discretamente. Allora applico questo che
arricchisce i capelli di cheratina, il Revlon Aquave, che è figherrimo. Va spruzzato sui capelli umidini, come la Zorchi. Di ASMR un po'? Ok. E Ugo. Si accende? Però è inutile che fai sgrassare, si leverà il secondo lavaggio, dico che è sempre così, perché sennò mi viene la forfora perché mi gratto troppo la cute. Questo pezzo lo lascio solo perché molti m'avete detto che ASMR è il rumore del phone. Quindi a tutti quelli a cui non frega un cazzo, skippate. Adesso metto il Bio Silk Silk Therapy per fare i capelli lisciosi e profumatini, proteine della seta. Vi metterò i link nell'info box. Puffi. E lo metto un po' qua. Magari dovrei tipo pettinarmi, ma ho dimenticato la spazzola di là, quindi usiamo le fucking tettine. E questo è il risultato, direi che mi piace. 8-10. Anzi, sapete che faccio? Faccio così. Poffi. Poffi. E aspetta. No, volevo insomma perché l'altra volta l'ho fatto e mi sono venuti mossi e sono rimasti fighi. Questi che avevo trovato nella mystery box, se non sbaglio, che non servono un cazzo di niente, almeno gli diamo un utility. Allora, prof. Ok. E fissiamo. Ah. Io vorrei sapere come fate voi, donne normali, a farvi sti cazzo di cose. A me sembrano a me sembrano delle emorroidi, cioè vabbè. E questo sembro quella di Star Wars, la principessa Leia, la versione speciale.
una special version. E poi vi metterò una foto di come sono, perché interrompo di nuovo il video per poi riprenderlo. Anche no. E della principessa Madonna, ragazzi. Aspetta, mi faccio un attimo la riga di eyeliner perché si è tolta. Ecco qua. Adesso faccio ancora più schifo di prima. No! No! Balena can! Bene, questo è tutto. Della principessa Lofeila è tutto. E ci darò la fine. Cosa?